Eccellenza, buona domenica e grazie sempre per questa disponibilità così generosa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Allora, Eccellenza, commentiamo innanzitutto il Vangelo di oggi e poi ovviamente, come sempre, ci allarghiamo, insomma, ecco, cerchiamo un po' di andare anche oltre il significato stretto del Vangelo, anche se quello di questa domenica, ma sempre, è ricco davvero di spunti. Al centro c'è il buon pastore, no? C'è Gesù che è la porta principale del gregge, no? Di ogni singola persona, di ogni pecora. Sappiamo che nel Vangelo Gesù usa molto le metafore e per probabilmente farsi capire ancora di più, ecco, dalla gente. E così, insomma, ecco, questo è il nodo centrale di questa domenica. In realtà diciamo, il soggetto principale del Vangelo di oggi è il gregge, non è tanto il pastore. Quindi il soggetto è il popolo santo di Dio. E Gesù sta parlando con i farisei. Aveva appena finito di parlare con i farisei dicendo che le cose che faceva erano per dare un giudizio. E fa questo racconto. In questo racconto evangelico noi abbiamo da una parte il pastore buono, dall'altra parte abbiamo i ladri e i briganti. Per cui, diciamo così, i protagonisti oggi sono il popolo. Bada bene che il popolo è il soggetto principale, per cui l'azione dei ladri e dei briganti e l'azione del pastore si giudicano in riferimento alla vita del popolo. I ladri e i briganti non entrano dalla porta, ma il Vangelo dice da un'altra parte, cioè non si sa nemmeno da dove entrano. Si trovano a contatto con le pecore, si trovano in mezzo al gregge e non si sa nemmeno come. Cioè, questo non è un particolare secondario. Cioè, non hanno detto hanno scassinato la porta, hanno rotto il tetto, hanno fatto niente. Da un'altra parte sono entrati. E le pecore fuggono. Perché non le conoscono, fuggono. Poi, man mano che va avanti il brano del Vangelo, a un certo punto Gesù, si accorge che i farisei non hanno capito la lezione. E allora dice, adesso ve lo spiego. E dice così, tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Per cui Gesù fa un passaggio da una definizione più o meno indistinta, generica, dove non si capisce bene chi è il ladro e chi è il brigante, arriva a dire tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Quasi a voler dire così, che tutti coloro i quali non stanno di fronte al gregge, nel gregge e quindi nel popolo, con la stessa modalità con cui ci sto io, sono ladri e briganti. Quindi Gesù inizia a mettere un elemento discriminante, cioè un elemento di giudizio, un criterio di giudizio. E il criterio di giudizio parte dalla sua persona, cioè pone la sua persona come discriminante, come criterio di giudizio. Non solo, ma dopo che ha detto che tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, dice anche che questi sono venuti per rubare, uccidere e distruggere. Sono venuti, cioè, per fare male. Però si trovano in mezzo al popolo. Il buon pastore, invece, cosa fa? Entra dalla porta, viene riconosciuto dalle pecore, le chiama per nome, ma non solo, ma quando entra
c'è qualcuno che gli apre la porta e lo saluta persino. Quindi è il ben accolto, il ben arrivato. Conduce le pecore fuori al pascolo, cioè si prende cura delle pecore, le fa vivere. Non solo, cammina davanti alle pecore, indica la strada e le pecore lo seguono. Per quale motivo fa tutto questo il pastore? Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, da una parte i ladri e i briganti, che arrivano lì non si sa come, ma vengono per rubare, per uccidere e per distruggere. Dall'altra parte il buon pastore che viene per dare la vita e darla in abbondanza, prendendosi cura delle pecore, di tutte le pecore, camminando avanti e indicando la strada. Bene, allora Mario, sì, è importante leggere bene il Vangelo, perché altrimenti a Gesù, poveretto, gli facciamo dire quello che non vuole dire. Allora oggi, intanto lui parla di sé come buon pastore, in quanto ama le pecore, vuole bene alle pecore. Ecco, l'applicazione in un certo qual modo è proprio così. Oggi l'opera della Chiesa, timidamente, umilmente, sommessamente, ma decisamente, vuole rendere presente l'opera del pastore buono e bello che è Gesù. E questo, mi permetti, non perché la Chiesa si è dato questo compito, ma perché è Gesù che ha affidato questo compito agli apostoli e ai successori degli apostoli. Gli apostoli e i successori degli apostoli hanno il compito di camminare davanti al popolo, di custodire il popolo, di accompagnare il popolo, di prendersi cura del popolo, perché il popolo possa avere l'abbondanza della vita. Quale vita? La vita integrale, il bene della vita integrale, vale a dire senza lasciar fuori nessun aspetto dell'esistenza umana. Gesù non è venuto per dare un qualche cosa della vita, è venuto per dare la vita in abbondanza, cioè tutta la vita, per sempre la vita, tutti gli aspetti della vita. Ecco allora il compito autentico della Chiesa. Io ero proprio contento sabato mattina, il 2 mattina, al GR1, ore 8, come al solito i giornalisti raccontavano brani di vita bella e di vita buona. Io ti chiedo la cortesia di metterci attenzione e ti accorgerai come sia i TG nazionali che la radio, quando devono raccontare brani di vita bella e di vita buona, devono necessariamente andare dentro la vita della Chiesa. E stamattina la radio diceva di raccontare di una vita bella nel Piemonte, e poi a un certo punto ha detto così: l'anima di questa vita è Don Riccardo, e il quale è, come dire, l'autore di questo miracolo della carità, che si prende cura delle persone, ma no, non che dà solo i pasti, non so quanti pasti danno al giorno, se tu pensi che solo noi a Policoro diamo circa 450 pasti al giorno, oggi qui a Policoro, non sto parlando dell'Africa, sto dicendo qui in questo momento, ma è la Caritas diocesana che sta facendo questo in sintonia con le parrocchie e con altre associazioni. Ecco allora che la Chiesa, guidata dai suoi pastori, immagine del pastore buono, i suoi pastori con i limiti che hanno, però con il mandato che hanno,
Ecco, la Chiesa sostiene, promuove e mette in atto, e vuole sempre di più farlo, quella cultura della prossimità e della solidarietà che scaturisce dalla fede. Cioè, il volto bello della Chiesa e della carità, il volto bello di quella società che accarezza le persone, ha un fondamento, ha un'origine. Non deriva dalla nostra capacità, non siamo i migliori del mondo, no. Tutta la bellezza della vita cristiana deriva dalla fede in Cristo. E ecco il vero motore della solidarietà, ecco il vero motore della prossimità. Vedete, in questo periodo, come dicevo, si parla tanto delle opere di carità, del mangiare. Ma c'è una prossimità che è quotidiana, che accompagna proprio le persone. Io ieri, mentre ero tra l'altro a pranzo, mi ha chiamato Giuseppe da San Giorgio, dicendo: Vescovo, sai che papà e mamma hanno fatto il tampone e adesso si sono negativizzate, siamo felici, vogliamo venire a raccontare a lei. Perché? Perché io in questi giorni, in questo tempo, spesso ho chiamato a quella famiglia, così come ho chiamato ad altre famiglie, ma l'ho fatto io, come lo fanno ancora meglio di me e più di me i singoli parroci. Ecco, in questo tempo, l'opera della Chiesa non è solo il pranzo, non è solo il pacco con la pasta e con i fagioli, è un accompagnamento umano, è una carezza continua, è un amore diffuso, concreto, è un voler bene. La gente si sente amata da noi, ecco perché si rivolge a noi. Lo dico veramente con tanta umiltà, ma anche con forza. Per quale motivo? Perché tacciare i vescovi di ingenerosità o di insensibilità alla vita è di una ipocrisia insopportabile. È insopportabile. Solo una cultura che odia Cristo nel nascondimento può dire questo. Ecco, allora, noi vescovi sommessamente, ma anche con molto orgoglio, abbiamo voluto far notare a chi di dovere, a chi fa le leggi, dice: guarda che forse non hai preso in considerazione la bellezza della vita della Chiesa per far ripartire l'Italia. Noi vogliamo dire solo questo: noi come cattolici possiamo continuare a dare un contributo bello, valido per far ripartire l'Italia. Perché l'Italia riparte se ripartono gli italiani, e che sono cittadini, non sono sudditi di nessuno, e che sono anche i fedeli. E ovviamente io mi rivolgo ai fedeli della mia diocesi, ai fedeli cristiani, non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno, però ai miei fedeli, ai cristiani battezzati che mi appartengono, perché il Signore me li ha affidati perché io possa condurli, possa custodirli, possa accompagnarli, possa amarli, possa proteggerli dai ladri e dai briganti e anche dai lupi. Ecco, questi fedeli io devo custodire e li devo custodire aiutandoli nei bisogni materiali, ma soprattutto accompagnandoli con la mia paternità, con il mio amore fraterno. E caro Mario, ti assicuro che il bene che la Chiesa sta facendo oggi a livello proprio umano, psicologico, culturale, di accompagnamento integrale alle persone è di gran lunga superiore a quello che si vede. È vero, lo stiamo facendo nel nascondimento, lo stiamo facendo per le persone, perché vogliamo bene alle persone. Ci dispiace che non sta accadendo quello che Mattarella ieri Avandieri, il 1º maggio, ha chiesto ai nostri governanti. Mattarella ha detto: più dialogo tra le istituzioni, più dialogo nelle istituzioni. Se Mattarella, che è un uomo notoriamente moderato, ha sentito l'esigenza di ribadire questo, vuol dire che ce n'è motivo, e vuol dire allora che non siamo noi vescovi
così attaccabrighe, ma ci siamo dispiaciuti, sì, ci siamo dispiaciuti che non siamo stati rispettati per l'autonomia che abbiamo e non siamo stati nemmeno rispettati e riconosciuti per il contributo culturale e sociale che stiamo dando allo sviluppo dell'Italia, che abbiamo sempre dato allo sviluppo dell'Italia. Guarda Mario, il problema non è cultuale, non è devozionale, non abbiamo bisogno di difendere una devozione, non abbiamo bisogno di difendere un rito, non abbiamo bisogno di difendere un culto, no, il problema è culturale, è culturale, il problema è istituzionale, non è preferenziale, non vogliamo essere privilegiati, non vogliamo preferenze, però questo lo devono sapere i miei amici cattolici, i miei amici cristiani, noi siamo per la vita sempre, lo siamo sempre stati e lo siamo ancora oggi, perciò se c'è una priorità nel nostro atteggiamento, nel nostro comportamento, in tutto quello che noi stiamo facendo, se c'è una priorità è il bene integrale delle persone. Non vogliamo contagiare nessuno, non vogliamo mettere a rischio nessuno, no, stiamo facendo di tutto per accompagnare le persone e preservarle da ogni male. Lungi da noi ogni rischio. Noi siamo i primi a voler custodire la salute dei nostri cittadini, il bene di tutti, il bene comune. Non vogliamo mettere a repentaglio niente. Però devi sapere, Mario, che tutto quello che riusciamo a fare, ho detto prima, è grazie di Dio, è un grande dono, è un dono che ci proviene dalla fede. E la nostra fede ha un volto, ha un nome. Il volto e il nome di Gesù di Nazareth. La fede è l'incontro vivo con Gesù di Nazareth. Ce lo ha ribadito Papa Francesco più volte, ce lo ha detto prima Papa Benedetto. Ce lo ripetiamo ogni giorno. L'incontro vivo con Cristo accade in un modo eminente, in un modo sacramentalmente incontrabile. Come ci ha insegnato Papa Francesco circa 15 giorni fa, quando ci ha detto che non esiste chiesa con le messe streaming, l'abbiamo fatto per la necessità, ma esiste la chiesa nell'incontro vivo con la carne di Cristo. La carne di Cristo si chiama Eucaristia. Ecco perché i cristiani non possono vivere senza l'Eucaristia, dicevano i padri della Chiesa. Ed ecco perché noi siamo certi che il tesoro più grande, il bene più grande che abbiamo è Cristo stesso. Questo non lo dico io, non lo dice Vincenzo Orofino. Questo lo dice la fede cattolica. Lo voglio ribadire ai miei amici cristiani. No, non è un punto di vista. Ciò che abbiamo di più caro è Cristo stesso, non un rimando a Lui, non una morale che prende spunto da Cristo, è Cristo stesso, è la persona di Cristo, e Cristo stesso è incontrabile, è mangiabile nel sacramento dell'Eucaristia. E allora noi cosa abbiamo chiesto? Niente di particolare, se non di poter celebrare, sentitelo bene, nella modalità che ci viene indicata, senza chiedere deleghe né permessi vari. Quello che ci dite, quello facciamo. Ma non ci negate l'Eucaristia. Ci dite tre persone? E allora perché? Ma se mio fratello che è medico può andare a casa a portare la medicina di un ammalato, perché non ci posso andare io a portare l'Eucaristia, a portare la medicina dell'anima? Noi cristiani ci crediamo. Certo. Lasciateci liberi di crederci. Non vi chiediamo altro, non vi chiediamo di fare una legge, dateci le regole, diteci le condizioni, le più stringenti, le più difficili, poi se ci riusciamo le facciamo, ma non ci proibite di farlo.
Non c'è, cioè, non so se è chiaro, io lo vorrei gridare in tutti i modi possibili, ma noi siamo i primi ad amare la vita delle persone, a volere il bene comune, ma ce lo dice la nostra storia, ce lo dice la nostra vita, spendiamo, ma in questi giorni, quando ancora i comuni non sono riusciti a dare quasi niente alle persone, noi stiamo dando da mangiare a chi è nel bisogno. Ma veramente, non ci venite a dire che questo discorso è politico, perché non è così, perché è chiaro che come dà fastidio questo voglio evitare, questo indifferentismo del governo, dà fastidio questa fede ostentata di Salvini. Ma immaginate un po' se noi abbiamo bisogno della raccomandazione di Salvini o di altri politici che al momento opportuno ci vogliono strumentalizzare, eppure loro vogliono la Chiesa aperta senza venirci mai. Ma non abbiamo bisogno di questo. Ma vorremmo solo essere liberi, liberi alle condizioni che mettete, sapendo però che vogliamo essere prudenti, come ci ha detto il Papa, osservanti delle leggi. Io vorrei dire, non obbedire alle leggi, osservare, perché la legge si osserva. L'obbedienza si dà alle persone, io l'obbedienza della verità lo do a Dio e alla Chiesa, perché l'obbedienza a Dio mi arriva attraverso i superiori che la Chiesa mi dà davanti. Ecco, noi vogliamo osservare tutto, 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 tutto. Non vogliamo, no, noi non siamo nella schiera dei bigotti, delle devozioni varie, no, vogliamo essere uomini e donne realisti, che hanno incontrato Cristo, che Cristo è un grande tesoro per la loro vita, lo vogliono ricevere. Io lo ricevo tutti i giorni, perciò non è un problema mio. Ma io penso ai miei amici e alle mie amiche che ogni giorno mi mandano i messaggini. Ma quando ce lo dai, dice l'Eucaristia? Ma c'è una richiesta vera. Ma con tutto il rispetto per chi crede in un'altra cosa, non dobbiamo contaminare nessuno. Però, permetteteci di ricevere l'Eucaristia nella modalità, nella forma e alle condizioni che ci date, anche le più stringenti, anche le più stringenti. Solo questo abbiamo chiesto, solo questo stiamo chiedendo e non vogliamo essere di peso a nessuno, però non vogliamo cedere neanche a un buonismo a basso costo. Perché il buonismo a basso costo è l'anticamera del qualunquismo comportamentale, dell'indifferentismo e del relativismo culturale. Noi lo dobbiamo sapere, noi lo dobbiamo sapere, che il diavolo ci mette la coda e ce la mette come vuole. Io sono rimasto sempre colpito, e finisco poi Mari, sono rimasto sempre colpito da un romanzo di Soloviev, Il dialogo dell'anticristo. Quando parla dell'anticristo, dice così, lo voglio leggere perché l'avevo tra le mani. Dice: l'anticristo credeva nel bene e credeva perfino in Dio, ma non amava che se stesso, amava solo se stesso. Era un asceta, era uno studioso, era un filantropo. Dava altissima dimostrazione di moderazione e di disinteresse, si presentava bene, sapeva rendere sereni tutti. E poi continua sempre Soloviev, nato 100 anni prima di me, 1853, ed è morto nel 1900, e nel 1900 ha scritto questo romanzo. Diceva così: l'anticristo non aveva per Cristo un'ostilità di principio, anzi ne apprezzava l'altissimo insegnamento. Però tre cose di Cristo non gli andavano a genio. La prima, la sua assoluta unicità, il fatto che Cristo ha detto: chi non è con me è contro di me. Due, la divisione che ne deriva, perché Cristo ha detto: chi non è contro di me, non sono venuto a portare la pace, ma d'ora in poi padre contro figlio, perché se Cristo è unico, e non c'è accordo che tenga, o sei di Cristo o sei contro Cristo. Terzo ed ultimo, non sopportava l'anticristo che Cristo era vivo,
cioè che Cristo era presente, che Cristo era contemporaneo. Caro Mario, te lo dico con tutto il cuore, a te e ai miei amici cristiani, la differenza è qui, tra chi crede che Cristo è presente ed è vivo oggi e gli vuole bene e vuole stare con lui, e chi invece prende le mosse da Cristo per fare quello che vuole e per obbedire ad altri capi. Ecco, questo è l'insegnamento della liturgia di oggi, per evitare di rimanere troppo che il buon pastore deve essere buono, deve essere docile, non deve dire le parolacce, non si deve arrabbiare con nessuno, deve stare attento a non urtare né a Salvini, né a Conti, né a Berlusconi, né a Zingaretti, né al Papa, né a Mattarella. No, questo... Per fare questo bastava un propandato di signorine per bene, diceva sempre Solovyov. Bastava questo, no? Non c'era bisogno che Dio venisse sulla terra, si incarnasse e desse la vita per noi. Eccellenza, lei è stato davvero, come sempre, molto sincero e anche pratico e anche, diciamo, illuminato, come sempre, nelle sue riflessioni. Tra l'altro siamo partiti dal Vangelo e abbiamo approfondito un po' uno dei temi di attualità, diciamo, di questi giorni, perché non è sfuggito, insomma, a chi ci ascolta che chiaramente i suoi riferimenti erano un po' alla delusione dei vescovi rispetto ad alcune prese di posizione del governo. Eccellenza, proprio brevissimamente, perché ci tengo a farle queste a farle un'altra domanda che non le nascondo che è un mio punto personale di crisi, proprio appunto nel leggere il Vangelo di questa domenica. Gesù è la porta principale, la porta d'ingresso. E quindi lui dice attenzione ad andare ad altre parti e comunque insomma non scegliere scorciatoie, insomma tutto quanto. Mi chiedo, ma quelle persone, quegli esseri umani che per sventura a questo punto, diciamo, non hanno o non stanno conoscendo questa porta d'ingresso che è appunto Gesù, che fine faranno? Io mi capita insomma di vedere documentari, film, no? di persone che in totale buona fede credono in altre, credono in divinità, diciamo chiaramente in molte situazioni anche davvero molto pittoresche, molto insomma anche un po' così, però sono in buona fede, nel senso che ovviamente un bambino viene educato in un certo modo, alla fine crede in alcune simbologie, in alcune cose. Ecco, queste persone si salveranno? Che fine faranno? Come vivranno? E come hanno vissuto? Come hanno vissuto? Perché parliamo Certo. Guarda, Mario, proprio in modo sintetico, senza fare tutta la teologia dell'incontro con Dio. C'è un brano del Catechismo della Chiesa Cattolica quando parla dell'inverno, così arriviamo subito all'epilogo, e dice così: l'inverno c'è e l'inverno è una condizione di vita eterna, per sempre, cioè non si torna indietro, come il paradiso, e lo stato intermedio è il purgatorio. Però l'inverno non l'ha voluto Dio. E non lo vuole Dio. Tanto è vero che alcuni grandi teologi, a iniziare da Origene, ma a finire da von Balthasar, dicono così, che l'inverno c'è, ma è vuoto. È vuoto perché? Perché se Dio è onnipotente e Dio è amore misericordioso, Dio non può essere sconfitto dall'odio e dal male, e quindi deve per forza trionfare. Se trionfa l'amore di Dio, vuol dire che sono tutti salvi. Ebbene, l'inverno c'è, è eterno, ma non è voluto da Dio. E allora chi c'è dentro? Soltanto coloro i quali, alla fine di tutto, quando cioè termina il limite della libertà, deliberatamente, consapevolmente, decisamente, incontrovertibilmente, ostinatamente, definitivamente, eccetera, hanno rifiutato l'amore di Dio.
Cioè, per non salvarsi ci vogliono tutti quegli avverbi, ma anche altri. Cioè, la salvezza dipende solo, allora, la salvezza è un dono che Dio offre a tutti. E bada bene che c'è tutto il tempo della vita per riconoscere il luogo della salvezza. Che non è che dobbiamo fare tutto in fretta o tutto una volta. C'è qualcuno che è stato data la grazia di ricevere il battesimo dopo 3 giorni, un altro l'ha ricevuto dopo 40 anni, un altro dopo 100 anni, uno si è convertito, l'altro poi si è sconvertito. Quello che conta è l'incontro finale con il Signore. Fino alla fine io posso riconoscere il Signore della vita. Perché? Perché la salvezza in che cosa consiste? Qual è il contenuto della salvezza? Il contenuto della salvezza è Dio stesso. È Lui. Cioè, l'uomo è salvo quando vede faccia a faccia Dio. Allora, se io in qualsiasi momento della vita, speriamo almeno alla fine, desidero vedere Dio, ci voglio stare di fronte, lo vedo, sono felice di vederlo e di stare con Lui. Se Dio mi dà fastidio e non lo voglio vedere e non lo posso vedere, io non ci sto bene se lo guardo, io mi giro dall'altra parte, ma sono io a girarmi dall'altra parte, sono io che non lo voglio vedere, sono io che sono disturbato dalla sua vista. Quel povero Dio mi guarda poveretto, dispiaciuto. Quasi a piangere, a dire, figlio mio, ma che ti sta succedendo? Ma perché non ti accorgi che io ti voglio bene? Però quel Dio mi lascia libero. Dobbiamo saperlo che due sono gli elementi che determinano la vita delle persone. Da una parte la grazia di Dio, che è proposta a tutti, che arriva a tutti, che come proposta arriva a tutti. Dall'altra parte la libertà dell'uomo, che può decidere di accogliere o no questo amore, questa grazia. Ecco perché la fede è un incontro libero. È un incontro libero, sempre e per tutti. Per cui, ecco qui, non c'è niente di meccanico, niente di artificioso, niente di devozionale, niente di misterico, niente di ignoto. No, 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 no. La fede è un gesto umano. Accade nell'umano, accade nella carne, accade qui ora ed è una proposta alla mia libertà, ma sempre. Questo è il dono più grande che il Signore ci ha fatto, la libertà. E Sant'Agostino su questo ci insegna veramente tanto. Eccellenza, grazie, a domenica prossima e buona settimana. Grazie, Grazie, eccellenza Rufino, grazie. grazie a te, scusami perché sono stato lungo oggi. No, ma era importante, Serviva. insomma, evidenziare una serie di cose. Eccellenza, Grazie grazie ancora, buona domenica. Arrivederci. per te, ciao. Arrivederci.